dare la parola a Monia e Andrea che presentano la loro scuola. Va bene? Puoi il microfono, Andrea? Perché non lo so, dipende se mi sentono. Ce l'hai lì dietro, perché magari la Monia squilla di più, ma... Sono qui per presentare questa scuola di cui siamo molto fieri, che si chiama Human Project Accademia per Motivatore, un progetto uomo. Era da un po' che avevamo intenzione, però non era mai il momento giusto, perché... fondare una scuola non è così facile. In Italia c'è tanta burocrazia e noi dovevamo essere sicuri di quello che facevamo. Non perché adesso non lo siamo, ma quando apri una scuola ci sono delle responsabilità. Abbiamo pensato di mettere insieme tutto quello che sappiamo, quello che abbiamo imparato e che stiamo integrando ancora in questi ultimi tempi, e visti i tempi che stiamo passando, abbiamo pensato di formare una figura che sia un cardine per questa società, un punto di riferimento per tutte queste persone che si accorgono, che si svegliano, ma che non sanno, in effetti, concretamente non sanno dove andare, si ritrovano anche senza lavoro, si ritrovano confusi, possiamo parlare tranquillamente di un governo che continua a prometterci e alla fine siamo sempre lì, una figura che prenda queste persone e le sappia incanalare verso i veri talenti per cui sono nati. Quindi un percorso di 2 anni, abbiamo deciso di non farlo troppo lungo, ma non possiamo neanche farlo troppo corto, perché il motivatore è una persona che deve sapere quello che fa, è responsabile quando segue le persone e, come piace chiamarlo a noi, è una specie di custode di queste persone, di questi risvegliati, che a loro volta devono prendere queste persone che sono in confusione e incanalarle verso quello che veramente sanno fare. Quindi, credo che ci prendiamo una bella responsabilità, però noi siamo fieri e sicuri di quello che facciamo. La scuola è accreditata dalla SIA, che è la Società Italiana Organizzatori Familiari. Chi esce dalla scuola ha la possibilità poi di fare un esame integrativo, un esame sul codice deontologico e fare in modo che questa attività diventi la professione, di essere un professionista in questo settore, un settore olistico. Noi partiamo ad agosto, fine agosto, abbiamo voluto anticipare i tempi a differenza delle altre scuole che partono a settembre e ottobre, perché sinceramente abbiamo fretta. Lascio la parola a te, poi mi darà in mente tante altre cose. Grazie mille. Questo non è un sogno che diventa realtà, perché ci hanno sempre abituato a credere che i sogni sono quelle cose che non ci accadono mai, che sono lì depositate.
dimenticato da qualche parte, il sogno nel cassetto, eccetera, eccetera. Quindi non lo chiamerò un sogno. Lo chiamo una realtà possibile. Io ho 41 anni e ho passato più della metà della mia vita a voler essere da un'altra parte. Finendo a un certo punto per credere che le persone non si meritassero di essere aiutate. Perché mi guardavo in giro e vedevo ciò che molte persone può accadere, vedano, che non è proprio esattamente bello. Io ho una bambina di 10 anni e non mi sento particolarmente fiera né di ciò che le offro come società, come ambiente, anche se faccio del mio meglio, né proprio dell'eredità ambientale che le lascio. Per cui per me è stato molto molto difficile, prima come essere umano, come persona, e poi come madre, rimettermi in gioco in un certo punto, da un certo punto di vista. Quindi fino a 20 anni fa questa era una cosa che io facevo per me, quindi era un lavoro che facevo per me, su di me e per la mia ristretta cerchia. Poi qualcosa è scattato in me che mi ha fatto cambiare idea, e ogni volta che incontravo delle persone come quelle che abbiamo sentito poco fa e che potevano farmi battere il cuore, come è accaduto prima con Susi, io sono una persona estremamente emozionale e mi sono nascosta, ma ho anche pianto con Susi. Wow, grazie! E a un certo punto, non so se voi sapete che cos'è la Kundalini, quell'energia primordiale che fa di un seme un albero, a me è partita anche la Kundalini, cioè tacca, è saltata questa cosa, non sei gelosa, amore, vero? E quando io ho incontrato persone così, persone come questo documentista che l'ho incontrato per strada e dice poi non mi dice con lei, sei geloso? Ti giuro che non gli ho guardato nulla lì. Sono delle persone che si incontrano come la nostra fantastica nuova insegnante, perché magari per il nuovo sei nuova, anche se in realtà c'hai già il tuo seguito. E quando incontri queste persone in modo semplice, come Pierangelo Bertoli amava definirsi una persona, un artista di strada, non quelli che vanno soltanto per TV, ma quelli che puoi incontrare in maniera autentica e da a cuore, no? Quando tu incontri queste persone scatta qualcosa se sei acceso. E purtroppo è una prerogativa soltanto di chi è acceso, perché altrimenti le incontri ma non le vedi affatto. E non succede nessuna spermuta di cuore, non ti parte nessuna kundalini, non succede proprio niente di niente, torni a casa, sterile e vuoto come sei partito. E allora ti sei perso tutto, ti sei perso il mondo intero, ti sei persa quella possibilità che fa scattare quel qualche cosa che trasforma una esistenza mediocre in cui tiri avanti per sopravvivere in qualcosa che si chiama vita. E allora cambia tutto. E a me è successo questo. E non mi è successo soltanto perché ho messo al mondo una figlia. Mi è successo perché sono riuscita a sintonizzarmi con la parte più bella degli esseri umani, che è quella che abbiamo visto e sentito e percepito poco fa. L'essere umano ha questa cosa stranissima per cui riesce a essere testa vuota, uno stupido, uno zuccone, uno sprecone, un piccolo emozionale, riesce a sperperare tutto quanto quello che è e a buttarsi via fino in fondo o quasi del tutto, fino a quando manca anche qualche cosa che spinge chi è acceso a dire no, allora ne vale la pena anche per questa piccola scintilla qui. E quindi quando un risvegliato incontra quella piccola scintilla lì, che è nascosta in realtà in ognuno di noi, capisce che vale ancora la pena lottare per quello che si è sentito, forse anche lontanamente intravisto, che si è sentito per un solo istante, poi magari anche passato, però ce lo siamo ricordato, l'abbiamo riconosciuto quella magnificenza perché stava in noi. È questo che è interessante.
da vedere l'immondizia cosmica e un universo srotolante